Sibilla, assessore al turismo e alla cultura, siamo qua sulla terrazza, sul miradoro di Palazzo Rosso. Oggi viene presentata una cosa un po' particolare, una sorta di cartina allunga. Lunga circa 2 metri, sul fronte, sul retro 90 centimetri cada una. L'emozione che proviamo qui sul miradore di Palazzo Rosso, trasferito in un dépliant mappa a disposizione dei cittadini e i turisti per avere un colpo d'occhio della nostra città, dei monumenti, dei palazzi e quindi avere una visione complessiva. Un ottimo strumento di promozione, ma anche di approfondimento, di colpo d'occhio per i genovesi e per i turisti, reso possibile grazie alla collaborazione e al regalo che ci ha fatto il Rotary Genova Sud-Ovest. Questo miradore è stato reso visitabile da cittadini e turisti nel 2004 e oggi lo promuoviamo con questo dépliant. Credo che sia un gesto importante che riconosce il ruolo della cultura, ma riconosce anche il ruolo del turismo e quanta cura quotidiana e lavoro ci voglia per far crescere questa città, per far crescere il turismo, cosa che il Rotary ha compreso e ci supporta al servizio della città sia per lo sviluppo dei nostri musei di Strada Nuova, sia anche per lo sviluppo turistico e quindi economico della nostra città. Cristina Cosulic è la presidente del Rotary Club Genova Sud-Ovest, che ha reso possibile questa iniziativa. Perché avete pensato di metterla in campo? No, noi quello che cerca di fare il Rotary è mettersi al servizio della comunità in cui viviamo e cercare di agire o sul sociale oppure sullo sviluppo economico della città. Crediamo molto a quello che può apportare il turismo alla nostra città, per cui siamo andati a chiedere prima all'assessore, a Carla Sibilla e poi a Piero Boccardo, che è anche nostro socio onorario, di che cos'è che potevamo fare, di che cos'è che avevano bisogno per raggiungere quello che ci prefiggiamo noi. E l'idea è stata di Piero e direi che è stata un'idea bellissima e che poi è stata realizzata proprio nel migliore dei modi. Perché avete deciso di farlo in italiano e non in inglese? Allora, l'idea iniziale era di farla nelle due lingue, soltanto che purtroppo a Genova c'è troppo, ci sono troppe cose e nel dépliant non c'era lo spazio per poter mettere la doppia, diciamo, didascalia. Per cui abbiamo detto partiamo con la lingua italiana e poi proprio quello che ci stiamo prefiggendo con Piero è di riuscire poi a fare la versione in lingua inglese, di riuscire a sostenere anche quella.